in volo sull'estrema vetta occidentale delle Alpi, oltre il Piemonte, in Liguria. Sorvoliamo il cuore di una vastissima area protetta, oasi montana di salvezza, e raggiungiamo la maggior vetta di quest'area, l'Argentera, d'oltre 3.000 metri. Come in tutto il suo immenso arco, anche qui le Alpi paiono sempre uguali a se stesse. Neve, ghiacci, cime, valli, specchi d'acqua naturali e artificiali. Caratteristiche identiche, eppure sempre con una loro precisa identità. È l'unità nella diversità delle Alpi. Sfioriamo cime oltre le quali, di catena in catena, di valle in valle, le Alpi marittime e le Alpi liguri affondano laggiù, all'orizzonte, le loro radici nelle acque mediterranee. Acque del Mar Ligure e rocce della montagna Ligure. Scogliere, baie, promontori, frastagliato confine tra mare e montagna. Confine che ai cosiddetti balzi rossi precipita con una parete di calcare dolomitico, venne creata dai sommovimenti geologici del Giurassico superiore. Vi si aprono profonde grotte, con sepolture che testimoniano presenza umana qui dal Paleolitico inferiore al superiore, vale a dire da circa 300.000 a 10.000 anni fa. Quell'uomo lasciò qui i segni di una commovente pietà in un corredo di conchiglie. Offerte come moneta per pagare il passaggio dell'aldilà. Montagne di Liguria, specchio del tempo. Specchio che si riflette anche in acque sotterranee e contribuiscono alla suggestione di certi luoghi magici, quali le grotte di Toirano. Lusso di trappeggi nelle stalattiti ricoperte da lucenti cristalli di aragonite. Sale sontuose in un incastro di 50 caverne. Di particolare importanza quella detta della Basura. E qui un cimitero degli orsi, ovvero un accumulo di ossa e di denti di Ursus Speleus. Poco lontani, i calchi di impronte umane sono conservati in un letto di fango fossilizzato. Testimoniano che l'uomo di Cro-Magnon, vissuto circa 14.000 anni fa, cacciava l'orso, illuminando le caverne con il fuoco di grandi torce resinose. In queste montagne, quell'uomo preistorico chiedeva alla natura di mediare il suo rapporto con il sovrannaturale. Con rozza ma commovente devozione adorava pietre sacre dalle vaghe sembianze umane, come questa, tra i monti di Verzi, nel Finalese.
pietre sacre all'uomo, ma anche fedeli alleate dell'uomo. Alleate nel creare ripari, come le antiche caselle, un'altra eredità della preistoria, una scoperta degli uomini del club alpino di Loano. Via via, poi, nello scorrere di secoli, di generazioni, le pietre si sono offerte alle comunità che popolarono questi monti, come ovunque e come sempre, quale materiale per abitazione, per edificare villaggi e paesi, nuclei ognuno con il suo stile e tutti arroccati in solitudine che preservavano le preziose loro caratteristiche, a volte poco mutate nel tempo, come in Apricale, come in Castel Vittorio, esempi fra i tanti sparsi nelle valli della Liguria alpina. In tutti gli entroterra mediterranei, l'uomo vicino alle coste scelse di vivere nelle montagne per sfuggire al pericolo portato dal mare. Una lunga paura. Non fa eccezione un paese tra i boschi, Baiardo. Ma qui sopravvive la prova di una positiva complementarità tra montagne e mare. E si esprime nella festa della barca. Ogni anno, a Pentecoste, i giovani del paese abbattono due tronchi di pino silvestre, uno maggiore e uno minore. Serviranno per ricordare il prezioso dono della gente dei monti ai naviganti. Il pino, privato di rami e corteccia per alludere chiaramente all'albero maestro di una nave, giunge dopo un trasporto difficile anche a braccia sino in paese. Qui i due tronchi vengono uniti e innalzati a forza di fiume. Allegoria dell'albero maestro di un veliero al quale le ragazze rivolgono un muto lamento. La barca del mio amore se ne va. Se fossi una cardellina e sapessi volare lassù, sulla punta di quel pennone, m'andrei a posare. L'abbazia di Sant'Andrea nella solitudine della valle di Rezzo. Rustico capolavoro, sorto a metà del 200. Di ben diverso stile e di mezzo millennio più tardi è Santa Maria di Loreto, meta di pellegrinaggio nella Valle dell'Aquila. Da una sorpresa a un'altra. Nel piccolo borgo di Perinaldo, tre secoli fa, un giovane astronomo del paese, Gian Domenico Cassini, scrutò e studiò il cielo, sempre limpido in quest'area. Tra le sue scoperte, l'identificazione di due satelliti attorno al pianeta Saturno, quanto gli valse la nomina di primo astronomo alla Casa Reale di Francia. Alcuni di quei paesi che si nascosero ieri per difesa e oggi restano isolati perché estranei al viavai opulento della costa, quei paesi interessano molto gli alpinisti. Nelle retroterra finalese ospitano ogni inverno sportivi che scelgono le impegnative falaise di questa zona per tenersi in allenamento. Arrampicano su queste pareti quando far roccia tra le maggiori cime alpine è reso difficile o addirittura impossibile da neve e ghiaccio. Palestre della montagna ligure, pareti di calcare con difficoltà di ogni grado.
Siamo visionari, sognatori, strambi a volte. Siamo i finaleros, scalatori e custodi di un giardino di pareti. Così ha scritto un alpinista famoso, Andrea Gallo, che abbiamo seguito mentre arrampicava con alcuni suoi compagni e sui finaleros ha aggiunto: sono pochi i centri d'arrampicata come questi, dove si creano punti di aggregazione e di amicizia, dove le emozioni del verticale e le sensazioni dell'orizzontale vengono non solo vissute, ma rivissute raccontandole. Immagine di un difficile esercizio, nel vuoto di una natura tormentata, forse creata da un improvviso cedimento geologico o forse da uno sconvolgimento tellurico. Non sono rari in questa terra. Uno d'essi nel 1887 distrusse completamente il paese di Bussana Vecchia e causò il suo abbandono dopo 9 secoli dedicati dai suoi abitanti a ingrandirlo ed abbellirlo. Sant'Egidio era un capolavoro del barocco ligure. Stiamo lasciando l'area montana costiera. Abbandoniamo l'autunno, l'estate e in pieno inverno sorvoliamo la dorsale maggiore delle Alpi Liguri. Il mare è però sempre presente e laggiù, lontano, sfumato. Qui, oltre i 2000 metri, sorvoliamo il Monte Antoroto, le rocche di Perabruna e il Pizzo d'Ormea. Oltre i 2600 metri siamo sul Mongioie, sulla cima delle saline, ai cui piedi transitava un'antica via del sale tra Liguria e Piemonte. E il Marguerite. Sullo sfondo lontano si stagliano vette delle Alpi Marittime Settentrionali e ancor più lontano si intravede il Monviso. Sotto quelle cime non un altro mare, ma nebbie a coprire la Valpadana. Stiamo tornando al Mongioie. L'alta montagna si è appena liberata dal manto di neve. Intenzionati ad affrontare la sua parete, 3 alpinisti ci invitano a seguirli sino in vetta. Questa è la montagna simbolo dei Liguri e il suo nome si riferisce al termine cioie, ovvero cornacchie. Qui, a detta degli specialisti, si trova il calcare più bello dell'intero arco alpino. Ad affrontarlo sarà una cordata a 3. Il secondo e il terzo scalatore saliranno di conserva. Un posizionamento per il quale occorre essere ben preparati. Si affronta la via Teresin alla Rocca Garba con difficoltà 6C.
muta il tempo all'improvviso, caratteristica delle stagioni di mezzo. Ma la sorpresa non sorprende e non arresta i tre scalatori. Seguiamo nubi e vento, compagni inseparabili delle alte cime del baluardo alpino occidentale, e siamo alla base del Clapier, del Maledia, del Gelassi. Siamo tornati nel gruppo dell'Argentera. Malgrado la foschia, possiamo valutare meglio le dimensioni minime dei superstiti nevai e ghiacciai di questo gruppo montano. Alla loro base, il rifugio del CAI Genova, risorto là dove le vette si riflettono nello specchio di un vasto lago artificiale, il Chiotas, che aveva inghiottito la prima costruzione. Come ovunque nelle Alpi, anche questa estrema area occidentale è ricca, molto ricca d'acqua. Non meno dei sommovimenti tellurici, geologici e delle opere dell'uomo, queste acque hanno modellato il paesaggio, ora dolce, ora aspro, là dove hanno scavato valli profonde. In alcune d'esse sono nate vie percorse dall'uomo. Dove montagne e mare sono adiacenti, nelle Alpi Liguri come in quelle marittime, si disegnarono importanti vie del sale, dal mare all'entroterra. E ne resta il ricordo questa casa del Dazio del Sale. Se corsi d'acqua impedivano comunicazioni e commerci, si costruirono come ovunque ponti, ma anche superando ostacoli apparentemente insormontabili. Nacquero così architetture audaci considerando il tempo in cui vennero gettate da sponda a sponda, come a dolce acqua sotto la mole di un imponente castello in rovina. In Val Ponci è ancor saldo il ponte eretto dai Romani lungo la via Giulio Augustea. I Romani penetrarono tra i monti di questa regione con molta difficoltà e furono ostacolati a lungo non tanto dalla natura ma dalla difesa di popolazioni fiere, tenaci. Lo attesta questa lastra bronzea che riporta una sentenza dei pretori di Roma in territorio ligure e resta come prima traccia storica del dominio degli invasori. Nelle Alpi Ligure e Marittime sono numerose di tutte le età le barriere erette contro gli invasori, gli stranieri. In epoche remote e in altre recenti, lungo queste creste montane correvano frontiere da varcare, anche con la forza, o da difendere con ogni mezzo. Lo testimoniano imponenti resti dei baluardi ottocenteschi al Colle di Tenda, punto di separazione tra Alpi Liguri e Alpi Marittime. Nel XIX secolo, i Savoia crearono qui, in soli 5 anni, dal 1882 all'87, possenti fortificazioni, alloggi per le truppe, polveriere, comandi, casematte. Un pezzo d'opere che ha segnato la storia e il paesaggio di queste montagne. Opere che rimasero fortunatamente sempre inutilizzate. Altre fortificazioni molto più recenti le rese il corpo degli Alpini alla fine degli anni 30. È ancora visibile, per la traccia lasciata da un filo bianco di neve e ghiaccio, quella che fu un'ardimentosa via militare. Venne tracciata allora alle spalle del confine con la Francia.
Correva a quel tempo qui un fronte militare al cui centro era un monte simbolo della Liguria, il Toraggio di 1971 metri. Il Toraggio, detto dai locali con qualche presunzione, il Cervino della Liguria. Nei boschi d'attorno il lago artificiale di Tenarda, ogni inverno si muta in lucente blocco di ghiaccio. Fino al 1947 sergeva ancora entro i nostri confini la cima forse più famosa di tutta quest'area alpina, la cima del Monte Bego. La sua vetta domina la Valle delle Meraviglie, cosiddetta perché le sue acque, ghiacciai mutate in piccoli laghi, e molte sue rocce sono luoghi sacri. Si conserva infatti qui il tesoro di oltre 30.000 incisioni rupestri. Valore sacrale d'ogni pietra, perché quest'area montana fu il cuore venerato dal preistorico popolo dei Liguri, diffuso ben al di là dei confini attuali. Di fronte a pietre che essi veneravano, si soggiace all'incantesimo della preistoria. Se ne intuiscono i valori magici. E la suggestione di luoghi e di simboli. Il sole, il toro, un toro e l'acqua. L'acqua è ricca la Valle delle Meraviglie, i cui graffiti furono da alcuni studiosi ritenuti solo rozze forme espressive di pastori costretti alla solitudine. Oggi però si oppone una ben diversa interpretazione. Si è certi che in riva a queste acque, accanto alle sorgenti e nei precari rifugi ricavati tra le rocce, non riposarono soltanto pastori erranti, ma pellegrini. Erano contadini e allevatori delle valli sottostanti, che giungevano e bivaccavano qui, e qui incidevano il loro ax voto. Anche questo rappresenta un toro. E questo un campo arato, con il toro protettore e vigilante. Simboli, graffiti tutti come evocazioni alla divinità celata nel Monte Bego. Beccos era il dio degli Liguri antichi. Chi con grande fatica giungeva sin qui alla montagna Dio, a quasi 3.000 metri, e univa la sua preghiera a quella di uno strigone, qui rappresentato, poteva implorare aiuto per ottenere fertilità e fortuna. Attorno alla cima, ricca di rocce metallifere e magnetiche, nei giorni di tempesta rimbombavano tuoni, scoccavano fulmini, segni divini a suggello di preghiere e promesse. Animistica ritualità praticata per oltre 10.000 anni, dalla fine del Paleolitico sino all'età dei Carri, l'inizio della storia romana. In quei millenni mutarono costumi e forme, ma per i Liguri la montagna continuò a significare sempre elevazione. L'ascesa come ascesi. Chi affrontava la lunga fatica e vinceva la paura di una natura che poteva dimostrarsi ostile, chi poi incideva e chi offriva, quell'uomo poteva chiedere. Raggiungere le rocce della cima significava abbandonare il mondo reale per entrare in quello magico, ignoto. Dove si poteva giungere in un punto dove il sole era forse più vicino, dove si poteva immaginare che la luna potesse mutare la notte in giorno. L'acqua
Lasciamo la Valle delle Meraviglie ricordando il poeta che scrisse: chi vuol capire sulla montagna si inerpichi e in un dirupo getti il libro, lo sfoglierà il vento. Il vento lieve, carico di profumi pungenti in queste valli. Il vento che ci condurrà dove le radici di queste Alpi affondano in un altro elemento senza misura. Verso il mare scendiamo di fiore in fiore, di valle in valle, guidati dalla naturale diversificazione di forme, di profumi, di colori, con alcuni endemismi, come questa Angelica officinalis. Le vette più alte sono ormai lontane. Il paesaggio s'apre accogliente e il cromatismo che lo ricopre guida il nostro itinerario fino a condurci a estreme balze di roccia, dove ogni profumo si confonde nel salmastro della costa ormai vicina. Qui anche la flora confonde ed esalta l'unione del mare alla montagna. E qui è il nostro ultimo passaggio, che sarà per noi ancora una volta tra le rocce. Siamo di fronte alla verticalità di Capo Noli. Qui gli scalatori possono misurarsi con se stessi e con questo particolare ambiente nello stesso spirito con il quale hanno affrontato più volte altre vette assai più vicine al cielo. Rocce vicine e un orizzonte lontano concludono questo itinerario ligure. E concludono anche il nostro lungo viaggio da est a ovest attraverso l'intera catena alpina.